dimostrato come hanno misurato la massa della Terra, sfruttando l'accelerazione di gravità alla quale sono soggetti i corpi che si trovano sulla sua superficie. Non è possibile seguire tale procedimento per il calcolo della massa del Sole. Infatti, è impensabile viaggiare fino al Sole, lasciar cadere un oggetto e misurare la sua accelerazione di gravità. Dunque, la domanda sorge spontanea: come hanno misurato la massa del Sole? Come al solito è il genio di Newton a risolvere tale problema. Newton si rese conto che il moto della Luna intorno alla Terra era dovuto semplicemente alla gravità che la Terra esercita sulla Luna stessa. La Luna segue un'orbita intorno alla Terra come se fosse una caduta libera eterna. Essa subisce una accelerazione detta centripeta, rivolta verso il centro della circonferenza dettata proprio dalla sua orbita. Newton si rese conto che tale accelerazione doveva essere pari all'accelerazione di gravità, in quanto la gravità era l'unica causa dell'orbita seguita dalla Luna intorno alla Terra. Sappiamo che l'accelerazione di gravità dovuta alla Terra è pari alla g grande per la massa della Terra diviso la distanza r al quadrato. L'accelerazione centripeta invece dipende solo dalla velocità dell'oggetto che ruota e dal raggio della circonferenza che descrive. Dunque è pari alla velocità al quadrato diviso il raggio. Applicando tali formule al caso Luna-Terra e uguagliando le due accelerazioni, Newton ricavò una formula molto importante: velocità della Luna uguale alla radice quadrata di g grande per la massa della Terra diviso la distanza r che c'è tra la Luna e la Terra. Tale distanza era una quantità già nota. Ovviamente il valore della velocità della Luna che Newton ricavò coincideva con quella osservata. In generale, per trovare la massa di un corpo celeste è sufficiente misurare la velocità dei corpi che orbitano intorno ad esso. Si riuscì dunque a calcolare la massa del Sole. Bastava infatti usare la velocità di rivoluzione della Terra intorno al Sole e la distanza tra due corpi nella formula ricavata prima. Newton riuscì a calcolare quante volte la massa del Sole è più grande di quella della Terra. Gli venne un valore leggermente più piccolo in quanto la distanza Terra-Sole non era nota con precisione. Successivamente si scoprì che la massa del Sole è circa 332.000 volte più grande della Terra. Con questo video abbiamo terminato. Se il video ti è piaciuto metti un mi piace, condividilo, seguimi sui social e ci vediamo nel prossimo video.